nostro gruppo antoninesimo torinese, che sarà diretto e che è stato diretto per molti anni, e sarà diretto dal maestro Salvatore Romeni, l'anima di questo gruppo. E invece la corale polifonica Piannei sarà diretta, questa è una novità rispetto al passato, perché il nostro maestro Marco Reiteri aveva sempre maggiori impegni nel suo lavoro, nella sua vita, così, e quindi prende il suo posto il maestro Matteo Gentile. A cui faremo un applauso. Questi che sono dei coronori, sfidare il freddo e anche questa brutta bestia che purtroppo ci ha tenuti fermi. Perdermi, come ormai Don Beppe vi ha detto, abbiamo il piacere di riprendere e questa sera vogliamo presentarci il laboratorio musicale del Piannei, che attualmente ha avuto l'onore e il piacere di avere anche con sé il gruppo mandolinistico, quindi si è formato un gruppo in una sola, diciamo così, federazione, il laboratorio musicale Piannei. Il laboratorio musicale Piannei, anche questa realtà è quasi 20 anni che esiste, e come già ha detto Don Beppe, ha avuto diversi maestri, e con molta fatica quest'anno vogliamo ricominciare. Non chiediamo scuse, però vi posso garantire che le prove le abbiamo iniziate a novembre. Quindi ce l'abbiamo messa tutta, ce la mettiamo tutta e faremo senz'altro del nostro meglio. Il gruppo mandolinistico è stato proprio ideato dal maestro Mamè. Il gruppo mandolinistico torinese, prego. Thank you.
Avendo
Torino, omonimo del paese. Thank you.
Lei è il primo mandolino, però lascia il posto agli altri, come bravo. La grande amica Sandra, il nostro amico Guicciardini, sempre presente, Aldo, il barbù, guarda, il barbù, il nostro De Marco, Pino, che è della Polisportiva, lo conoscete. L'amico Franco da Castro, qui sono i secondi mandolini, ma non è che vanno meno dei primi, eh? E poi andiamo verso le mandole. Vi voglio dire il nome, scusa. Non riesco a parlare, non si chiama Enzo, eh? Antonio. No, è tante, eh? Antonio. Come si chiama? Tra noi pagliarsi i chitarristi si chiamano tutti Antonio. Thank you.
Riprendiamo di nuovo, quindi chiamo il coro a riprendere la postazione. E solo coro con pianoforte. E ce lo annuncia la signora Maria Casaltella. A lei. Una tradizionale carola natalizia spagnola, cantata in onore di Gesù Bambino, diventata oramai anche una ninna nanna tradizionale. In esecuzione, il coro polifonico viaggiato. Thank you.
Mi hanno offerto il microfono perché dicono che io parlo troppo. Bene, però io so dove si accende, quindi proseguo. Il prossimo brano è accompagnato dai mandolini, quindi la corale polifonica e i mandolini vi faranno ascoltare. Adesso vi dirò chi è che lo deve dire. Alzi la mano perché qua diventa lungo. Ah, ecco, la signora Anna. Lo so, sapete perché faccio così. Voglio vedere se stanno... Presentiamo Quando nascete l'inno, un canto natalizio napoletano, da cui deriva il più famoso Tu scendi dalle stelle. Il canto fu scritto nel XVIII secolo in lingua napoletana affinché tutti potessero capirne il significato. In esibizione Coro Polifonico Viennese col gruppo mandolinistico torinese. Chiamo te,
spero e sospiro. O del mio dolce ardore, canta il soprano Rosalba Pullaro. Grazie a tutti.
cantare l'ultimo brano e ci portiamo proprio nel piano per Natale. Per lottare chi devo dare il microfono? Alzi la mano. No, ma lo facciamo cosa? Ogni volta che... Non mi ricordo il nome. Avanti, ora la vita. Oppure Bianco Natale, è una canzone scritta da Irving Berlin nel 1940. Le canzoni sono state eseguite in innumerevoli versioni, di cui ho in lingua italiana con il titolo Bianco Natale.